La storia di Martina Gerosa è una storia molto interessante. 42 anni fa Martina nasce, ma solo all'età di 4 anni si accorgono che ha un'ipoacusia bilaterale molto grave. E la sua è una storia di recupero dell'udito attraverso una serie di fattori che sono la sua ostinazione, il ricorso a tecnologie innovative, anche due genitori in qualche modo illuminati che riescono, che l'aiutano. All'età di 4 anni ti è stata diagnosticata un'ipoacusia bilaterale grave. Da allora è partito il tuo percorso di recupero, di superamento di questo problema. Ce lo puoi raccontare nelle sue tappe essenziali? Sì, è un percorso lungo, un viaggio, verrebbe da dire, fatto di tappe che si sono susseguite da quando ero piccola, che ho ricostruito poi nel tempo. Solo tardi, perché solo dopo 30 anni ho iniziato a riflettere sul viaggio che appunto avevo fatto in compagnia prima di tutto dei miei genitori. Senza di loro niente sarebbe avvenuto, perché è stato proprio l'atteggiamento che loro hanno avuto nel confronto di questa mia particolarità. Non viene neanche da definirla oggi come una disabilità, l'ho anche definita come una realtà amica, una compagna di viaggio, appunto. E grazie a tecnologie, percorsi di riabilitazione che per mia fortuna proprio negli anni 70, primi anni 70, in Italia iniziarono a esserci. E i miei genitori in prima persona proprio si sono messi in gioco per insegnarmi a parlare. Ma la comunicazione già si era sviluppata, perché abbiamo parlato di questa età dei 4 anni. Beh, da 0 a 4 anni, con tutti i sensi, attraverso soprattutto la vista, riuscivo a cogliere ciò che avveniva intorno e anche a comunicare. Mia mamma poi è tedesca e quindi parlava in tedesco, mio papà in italiano. Quindi era una comunicazione molto particolare quella che avveniva in casa. A che età hai messo i primi apparecchi? I primi apparecchi acustici retro auricolari li ho messi che avevo quasi 4 anni. E mi raccontano che ogni volta che li mettevo dovevo avere una cicca di quelle rosa morbide che riempivano la bocca, perché altrimenti non ero molto contenta. Poi raccontano anche la mia stessa maestra della scuola materna, che incontro tutt'oggi, ricorda come io disegnassi tantissimo. Passavo ore a disegnare ciò che osservavo. E solo un po' più avanti, una volta che ho acquisito il linguaggio attraverso la via, non solo uditiva ma anche visiva, perché i cartoncini su cui i miei genitori attaccavano le immagini e sotto erano scritte le parole corrispondenti, li leggevo. Quindi li vedevo e leggevo la parola corrispondente, intanto imparavo anche il nome, la forma orale di questo termine. Ma qual era la qualità dell'udito con questi apparecchi negli anni 70, insomma? Posso immaginare, soltanto immaginare, andando poi a raccontare di una tappa avvenuta molto dopo, quando avevo 30 anni, che in maniera assolutamente casuale, attraverso una nonna che mi ha raccontato del suo nipotino, che traeva un grande giovamento da apparecchiendo auricolari, questa volta come quelle che adesso indosso, che mi hanno fatto scoprire letteralmente. Mi sono meravigliata enormemente di
questo un paesaggio sonoro fatto di suoni e rumori fino ad allora mai uditi. È stata una scoperta improvvisa o graduale? Devo dire che è stata proprio improvvisa, è stato proprio il giorno che ho indossato questi apparecchi che immediatamente a chi avevo intorno a me e in primis all'ingegnere e al ricercatore che me li ha applicati, perché lui personalmente fa ricerca, produce e poi segue le persone nel loro percorso verso un udito migliore, e esprimevo a loro che avevo intorno uno stupore grandissimo. Ma cosa che sto sentendo adesso? Dicevo, ed erano uccellini sopra un albero che stavano cinguettando. E fino ad allora non avevo mai udito un suono così sottile. Un'altra impressione grande che mi ha fatto è stato il traffico sulla strada. Prima il traffico era un rumore di fondo assordante e arrivata la sera non vedevo l'ora di entrare nel mio mondo del silenzio. Toglievo gli apparecchi e finalmente mi riposavo le orecchie e la testa. Invece con questi apparecchi non ce lo sopporto, i rumori anche forti, ma riconosco che ci sono suoni diversi, che un motorino fa un rumore diverso da quello di un'automobile e così via. Oggi addirittura con apparecchi ancora più evoluti, perché sono passati ormai 12 anni dai primi che ho indossato, riesco anche a sentire lo strigolio che fa la verdura in padella. Oh, il rumore che fa il coltello bruciando una mela. E cosa pensi del linguaggio dei segni? Tu non l'hai mai adottato, quindi? Non l'ho mai adottato perché sono nata in una famiglia di udenti. I miei genitori sapevano benissimo che c'era anche quella strada, ma si dissero: tentiamo con questa via per la riabilitazione e per l'apprendimento del linguaggio. Se poi non funziona, è così come se non funzionasse l'inserimento nella scuola di tutti. Infatti venne inserita nella scuola di tutti prima della legge speciale per l'integrazione, per l'inserimento delle persone con disabilità, anzi con handicap, e che è del 1977, mentre la prima elementare la fece nel 1973. E i miei genitori quindi della lingua dei segni erano a conoscenza e sarebbe diventata un'opzione praticabile nel caso in cui il percorso non avesse avuto un esito buono come loro certo l'avevano immaginato. Ho conosciuto poi in anni più recenti persone che usano la lingua dei segni e alcuni di essi sono dei miei amici. Hanno avuto dei percorsi diversi. Spesso, per esempio, sono figli di genitori segnanti e quindi sono tanti fattori quelli che concorrono a farti fare un percorso piuttosto che un altro, e quindi anche la lingua dei segni io la vedo come un'altra delle risorse possibili. La cosa auspicabile sarebbe che tutte queste risorse siano rese note alle persone che si imbattono in questo problema, sia le famiglie con i bambini piccoli, ma penso anche agli adulti che all'improvviso perdono l'udito, e non sono pochi in questi casi. Sapere quali sono le risposte possibili e essere aiutati anche nel scegliere la via, penso che sarebbe molto importante.